Allora Boraso, siamo nella fase finale di questa campagna elettorale, come stanno andando le cose per lei? Ma io penso bene, per chi sa vivere con i cittadini in mezzo alla gente, credo che il risultato sia entusiasmante. Io in questi giorni sto girando ai mercati, sto tirando nelle attività, nelle iniziative sociali, oggi sono stato alla messa dei poveri di Frati Cappuccini a Mestre, al Forte Rossarol, alla comunità Don Milani e tante altre parti che meritano di essere conosciute e su cui la politica deve investire. Anche in questa città abbiamo grandi eccellenze sul sociale, credo che meritano di essere ascoltate, valutate e da lì si imparano molte cose, per esempio che questa ultima amministrazione di sinistra è stata un disastro, anche sull'aspetto del sociale. Io ho la netta impressione che il mio impegno di riportare nell'agenda politica cittadina i fabbisogni, i problemi reali ai cittadini sia una cosa sentita e necessaria. Ecco, lei ha detto che è importante stare vicino alla gente, essere persone del territorio per comprendere quali sono le esigenze di tutti i giorni delle persone che abitano nei vari quartieri. Certamente io sono impegnato in tutto il territorio, sabato sarò nell'isola di Pellestrina, domani siamo a Marghera, oggi siamo a Favaro, lunedì saremo a Venezia, in centro storico e così in tutto il territorio da Mestre. Io praticamente ho un tour di iniziative su tutto il territorio, ma con un unico spirito, quello di ascoltare la gente, dare le nostre proposte, perché il programma di Bonetta è un vero programma, un programma di iniziative importanti per rilanciare la città, per far passare la Venezia, quella Venezia che noi vogliamo, dal declino alla crescita, in centro storico e in terraferma. In particolare, quali sono i punti salienti del suo programma? Beh, innanzitutto riportare i fabbisogni cittadino sull'agenda della politica cittadina, più cura, più ordine, più manutenzione per la nostra città, sia di acqua che di terraferma. Troppo spesso il cittadino è abbandonato a se stesso. Vorrei citare alcuni casi. Io mi ricordo la nevicata del 19 dicembre, non c'era un chicco di sale, non c'era nessuno a pulire le strade nelle calli della nostra città. Il cittadino ha bisogno di risposte semplici e concrete. Qualcuno sorride perché mi ha detto: ma vorresti fare i gentilini di Venezia e di Mestre? Sì, mi candido a fare le cose concrete per i cittadini in questa città, fatti e poche parole.